Grazie Presidente. No, mi sa che qua ci sta un po' di confusione. Allora, il reddito di inclusione è una legge nazionale che entra in vigore il 1° gennaio 2018. Ora, se lei si sta agganciando a questo reddito di inclusione, è un po' pleonastico, cioè nel senso che noi comunque quello lo dovremo fare al Comune di Roma, perché ci sta, è una legge, quello lo recepiremo, tra l'altro verrà finanziato con il fondo di povertà, per cui cioè, non è che quello, cioè, se noi ci asteniamo non faremo il reddito di inclusione, non è questo il messaggio che dobbiamo dare a livello comunicativo. Allora, il messaggio, e lo ripeto in questa sede, è un altro. È vero che a livello nazionale il governo ha messo in atto finalmente uno strumento di lotta alla povertà e quindi siamo contenti che esiste finalmente il reddito di inclusione, ma a livello comune di Roma, per gestire al meglio i nostri fondi ordinari, vorremmo cercare di creare uno strumento che è più vicino alla nostra visione politica, che è il reddito di cittadinanza, perché vogliamo creare uno strumento che non sia in contrapposizione al reddito di inclusione, assolutamente, ma che sia anzi una dimostrazione che mentre il reddito di inclusione a livello nazionale semplicemente fa un'opera pia a persone che stanno in difficoltà per 18 mesi, con 6 mesi di pausa e 18 mesi e così via, quindi sembra quasi considerare una persona in difficoltà a tempo, a me questo concetto non mi piace. Il reddito di cittadinanza, a differenza di quello che hanno fatto a livello nazionale, invece deve essere una misura strutturale che arriva direttamente al cittadino, ma non che noi dobbiamo partecipare a un bando, vedere quando ci sono questi fondi da portare, insomma mettere in piedi tutta una struttura per cercare di aiutare i cittadini. No, noi con i nostri fondi faremo invece uno strumento di aiuto diretto ai cittadini, capisci? Diretto, cioè nel senso che i criteri che stabiliremo saranno quelli che permetteranno di avere un reddito, è logico, con tutte misure di formazione, attività lavorativa, tutto ciò che permette alla persona di uscire in situazioni di disagio, perché l'obiettivo è quello, aiutare chi sta in difficoltà, ma farlo uscire dalla situazione di disagio, cosa che invece abbiamo visto che fino adesso, fino ad oggi, nessuno è riuscito a fare. Noi vorremmo cercare di dimostrare che si può fare. Quindi comunque per noi l'astensione non è contro un reddito di inclusione, assolutamente. L'astensione è dire noi siamo per il reddito di cittadinanza e ci stiamo lavorando, perché i fondi ci sono, basta semplicemente migliorare tutto lo strumento di aiuto ai cittadini romani. Grazie.